respirerò l'odore dei granai. E pace per chi ci sarà e per i fornai. Pioggia sarò e pioggia tu sarai. Allora, oggi lavoriamo sulla melodia, oggi cerchiamo di concretizzare. Avete scritto qualche frase? Ma io ne ho fatta una banalissima, mi è venuta sul momento. In questo laboratorio noi cerchiamo di creare una canzone, di creare un testo, di creare una melodia e dare anche un senso di interpretazione alla, appunto, alla canzone. E devo dire che insomma sono molto soddisfatto. Dunque adesso voi scrivete una frase di qualcosa che avete fatto oggi o qualcosa che vi ha colpito oggi, che potrebbe essere un sapore, potrebbe essere un colore, potrebbe essere un profumo. Ho suonato la chitarra di mio fratello. Va benissimo. Se vado in esame mi porto la nonna. Sì. Mi porto la nonna. Posso che la Madonna. Tutto nasce dall'elemento principale che fa bello anche questo corso, cioè la curiosità, la voglia di creare, la creatività e anche quel senso di libertà che si può avere scrivendo una canzone e che normalmente nella vita di oggi è difficile insomma ottenere, ecco. Se vado in vacanza mi porto Daniela, fa un po' la stronza ma ne vale la pena. Se vado a Bologna ci vado con te, che è divertente, con la testa non c'è. Se resto da solo, se non vieni con me, divento fragile. Yeah, 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 yeah. Abbiamo scoperto innanzitutto che è fondamentale mettersi in ascolto e anche uscire da quelli che sono gli spazi tipici del nostro settore, delle nostre attività, per andare nelle strade, per andare nei luoghi che i giovani frequentano in maniera spontanea e da lì partire cercando di creare un contatto. Questo di oggi è uno di questi esempi. Se vado in guerra ci vado col babbo, le battaglie pian piano col coraggio vinciamo. Se vado in vacanza mi porto Daniela, fa un po' la stronza ma ne vale la pena. Se vado a Bologna ci vado con ste, che è divertente, con la testa non c'è. Se resto da solo, se non vieni con me, divento fragile. Divento fragile. Loro sono dei piccoli cofanetti sigillati. Io devo cercare nelle mie tasche le chiavi per aprire questi cofanetti. Una volta che però sei riuscito a entrare dentro di loro, scopri veramente dei tesori importanti, delle persone belle, sincere, vere, che hanno anche voglia di relazionarsi con la musica, che è una cosa importantissima. Dai con le mani! Divento fragile!